Buongiorno ragazzi, oggi è il 26 febbraio, lunedì, è arrivato Burian, sono crollate le temperature, come vedete siamo a -4,5 e oggi siamo a Nembro. Sto andando a casa di Carlo Bergamelli perché in teoria avremmo dovuto fare il nuovo video per la Maverick di Trotta Torrente, ma la vedo un po' dura. Con -4,5 andare sul torrente. Ora intanto parcheggio. Siamo a casa di Bergamelli. Ieri ha nevicato tutto il giorno, oggi ha ghiacciato e quindi c'è un po' un rischio. Lì ci sono i cani di Bergamelli, adesso lo andiamo a trovare. Siamo a -4,5. Siamo ancora buoni. In Sibiria c'è -15, -20. Si lascia andare? Andiamo, dai. Andiamo a prendere un caffè. Bene, allora prendiamo l'attrezzatura, Carlo. Mettiamola qua l'attrezzatura, va. 5 sotto zero, neve, ghiaccio. Insomma, com'è la situazione? Lo schifo. I ragazzi siamo accompagnati non dalle canne, ma dal gelo, dal ghiaccio e dai pesci che sono ibernati sotto i sassi, dunque dobbiamo rimandare ieri a una migliore occasione. Dico, ieri c'era l'apertura e i tuoi amici sono andati e non hanno fatto niente, troppo freddo. Ieri sono andati tutti in perlustrazione in diverse zone, appunto per riuscire a identificare una zona la più proficua, diciamo, del fiume, ma nessuno è stato contento, è riuscito a fare qualche cattura interessante, dunque. Allora, facciamo una cosa, intanto ci guardiamo 2 minuti delle immagini che abbiamo fatto l'anno scorso con Matteo. Bene. Okay. E poi torno fra una settimana quando Burian se n'è andato e cercheremo di fare qualche pesce. Anche se piovesse sarebbe meglio perché mi sembra un po' basso il fiume. Fiume basso, acqua ghiacciata, temperatura, quanto siamo? -5. Esatto. A -5, dunque non sono sicuramente le condizioni per prendere dei pesci, ma anche a parte prendere dei pesci, ma per divertirsi, perché a volte magari si pesca, quando si parte a pescare non sai mai quello che potrebbe darti la giornata, però così parti proprio con delle condizioni, infatti sono delle condizioni assurde, non è neanche divertimento, poi è anche pericoloso, sui sassi scivoli, rischi di farti male, dunque mettiamola sul divertimento. Tra una settimana ti aspetto, così facciamo una pescata, speriamo, almeno con condizioni migliori, poi quanto pesce si prenderà, vedremo.
Ciao ragazzi, avete visto che trotte l'anno scorso abbiamo preso con Matteo, era ancora più o meno questo periodo, però la temperatura era decisamente migliore, come del resto dovrebbe essere oggi. L'altra volta avete visto c'era neve, era meno 5, oggi siamo almeno a più 5, dovrebbe essere una situazione un po' migliore dell'anno scorso, della volta prima. Qui siamo sul fiume Serio, come sempre, il mio fiume, e siamo in una zona più a valle dell'anno scorso, siamo nel paese di Nembro, e purtroppo perché è piovuto nei giorni scorsi e l'acqua si è un po' alzata, però facendo così cosa succede? Che è sciolto quella neve che c'era, diciamo così, in collina, ha trascinato sul fiume tutto il sale salino che c'era sulle strade, le trote vediamo se rispondono come dovrebbero rispondere quando l'acqua si alza un attimino. Di solito la prima piena dell'anno è sempre negativa qui da noi, comunque proveremo a vedere se riusciamo a ingannare qualche bella trotellina. E proprio prima di iniziare a pescare volevo un attimino presentarvi la nuova canna di quest'anno della Maver, si chiama Veloce, disponibili nelle misure di 10-20, 11,5 e 13 metri. Sì, canna nuova, di nuova generazione, ovviamente Reglas Made in Italy, una serie di canne votate all'agonismo, però credetemi sono eccezionali anche per la pesca sul naturale, e vi dimostrerò poi su questo fiume, specialmente su fiumi di questa larghezza, ma anche su torrenti, quanto è utile avere una canna di una certa lunghezza. Prima di tutto per essere meno invasivi e poi per riuscire a sondare tutti gli anfratti, tutte le zone, tutte le tane a una certa distanza senza dover andare in acqua dove ci sono sassi. Dove c'è ghiaia non c'è nessun problema, ma dove ci sono sassi, sassettini, sassettoni, sappiamo benissimo che in questa stagione ci sono gli avanottini di trote che sono molto piccoli, dunque non stanno nell'acqua alta, non stanno nelle buche, non stanno nelle tane grosse dove ci sono le trote, fra parentesi, cannibale, che mangiano tutto quello che gli passa nei paraggi. Dunque questi avanottini piccolini stanno nei sassi a riva, nei sassi nell'acqua bassa. Se noi andiamo a calpestare questi sassi, a muovere questi sassi, rischiamo con buona probabilità di ammazzare, di uccidere tutti questi avanottini. Dunque, dove c'è ghiaia nessun problema, potete entrare in acqua. Dove c'è sassi, stiamo attenti a non muovere e a calpestare questi sassoni. E dunque, se abbiamo un attrezzo di una certa lunghezza, riusciamo a perustrare tutte queste zone senza essere invasivi, senza essere dannosi. Non è facile costruire una canna del genere, 13 metri, 11,5 di canna, leggera, bilanciata, resistente. Dunque Reglas dobbiamo trovare assieme un equilibrio su queste caratteristiche. Dunque una canna troppo rigida è poco elastica e rischiamo di romperla. O è pesantissima e tanto materiale, o se no rischiamo veramente che sia troppo fragile. Dunque bisogna trovare il giusto compromesso fra la rigidità, fra la resistenza dei materiali. Beh, concludendo questo discorso è per dire che è una canna con delle caratteristiche veramente eccezionali, proprio su questi rapporti, rigidità, elasticità e sensibilità. Niente, adesso proviamo, vi farò vedere come si comporta in pesca, facciamo un innesco di un verme, proviamo col verme perché l'acqua è un po' velata. Infiliamo il verme dalla testa, vediamo di riuscire a posizionarlo un po' sul filo in maniera tale che abbia una curvatura per la rotazione nell'acqua. Per i miei finali uso la nuova serie di Amo Katana 1095, che è praticamente il 1090, mitico amo conosciuto ormai da tutti, maggiore percentuale di carbonio. Dunque questo lo rende più rigido del 1090 e dunque più sicuro anche durante le slamate, durante
diciamo, lo sforzo su grossi pesci. Come fili c'è il mitico TT, che tutti gli anni lo presento perché ormai è conosciuto e apprezzato da tutti. Sto usando due foil carbon perché è più invisibile del nylon e ha una maggiore resistenza all'abrasione. C'è fuori una trota in caccia, bisogna probabilmente andare a cercarle sotto i sassi, in tana, da qualche, perché fuori all'aperto non c'è niente. Proviamo dietro quel sasso lì, vediamo se... Ma che mangia, che mangia! Oh, finalmente una trota! Finalmente... una trotellina, oh, bellina, bellina, pensavo peggio, proprio ferme, incredibile. A volte bisogna fargli passare l'esca 2, 3, 4 volte nello stesso posto per convincerle a mangiare. Oggi è proprio una giornata così, una giornata da... bellina però, che bella faria, bella farietta. Ecco, bellissima fario, che bella. Che bei colori, bellissima. Una delle poche che sveglia, perché le altre sue colleghe mi sa che sono tutte intanate in letargo. Prima abbiamo visto la veloce, che è la novità di quest'anno, ma ci sono sempre in catalogo le due canne, la Top Gun e la HT. Top Gun, diciamo così, che è la top di gamma, resta il top di gamma, e l'HT, che è una canna molto versatile, la 10 metri, spettacolare anche per la pesca al tocco, come rapporto qualità-prezzo ottimo. Tutte e due ovviamente sono canne Reglas made in Italy e già ovviamente apprezzate sul mercato. Ma che mangia? Oh, bellina, bella. Niente, sono inchiodate sotto i sassi e basta, non c'è niente da fare. Fuori all'aperto non c'è una trota. A parte anche quelle sotto non è che mangiano. Bella questa, bella. Cavolo, ho insistito nella buca su, pensando che... Adesso vieni qua, anche questa è agganciata appena. Iai, non so se questa qui riuscirò a portarla a riva. Vieni qua, che bella. Ok. E vai. Bene, dai, qui almeno due trote le ho fatte nelle correnti. Probabilmente sono più attive dove c'è l'acqua bassa, boh. Però in quella buca ci voglio tornare, è troppo bella. Lì ci sono le trote belle, porca. Niente. Adesso libero questa e poi ritorno su in buca. Va bene, ciao ragazza, ci vediamo la prossima volta. Adesso voglio
svelarvi un piccolo segreto. È un montaggio manuale, così, di ami senza, con anti-ritorno, praticamente con un pezzetto di filo che aiuta tantissimo l'esca a restare nella posizione giusta. Ci sono diversi modi per fare questo tipo di montaggio. Si chiama valsesiano con la crine di cavallo, così, però è molto, molto complicato, serve la resina, serve tanti, molto più tempo. Questo qua invece è un sistema molto semplice, però credetemi è molto ma molto efficace. Prendiamo un amo katana 1095 del 6. Facciamo il classico montaggio normale, però lasciamo la bava, diciamo così, molto più lunga. Mettiamo il nostro amo, giriamo attorno al filo, all'amo per circa 10 volte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, facendo attenzione a non sovrapporre le spiraline, le spirali del filo. Facciamo passare il nostro filo nell'asolina. E qui abbiamo il classico montaggio dell'amo, però con la bava lunga. Questo filo che ci avanza lo ribaltiamo sull'amo, lasciando ovviamente un pezzo oltre la palettina. L'asolina che ci troviamo in mano, dobbiamo far girare il filo che esce dalla montatura, che esce dal montaggio precedente, attorno sia al filo e sia all'amo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teniamo fermo, tiriamo la nostra bavettina, facciamo girare per allineare le spiraline, abbiamo il nostro amo con quel pezzettino di filo anti-ritorno per aiutare a non far scendere l'esca. È importantissimo perché sappiamo benissimo che l'esca quando si abbassa non gira più bene o non fa più la propria azione attirante come dovrebbe fare. Dobbiamo stare attenti, il filo, diciamo così, madre della montatura, che deve essere davanti alla paletta, cioè verso la punta dell'amo, e si può a questo punto migliorare ancora di più la tenuta, cioè mettendo un goccino di vernice trasparente. Comunque già così, credetemi, è molto efficace. Con l'acqua così fredda dobbiamo cercare di tenere l'esca molto ferma, cercare di fare radere bene il fondo. Niente, ho perustrato tutta la parte alta, ma non ho sentito nessuna mangiata. Proviamo a fare una, adesso in discesa, una passata. Ah, che mangia, mangia! Deve essere una bella fario questa. Deve essere una bella fario. Come va a tentare di andare in tana. Un finale a 0,14, devo stare anche attento a non farlo andare molto. Dobbiamo tirare giù nell'acqua più fredda. Diciamo che in questa stagione non è che hanno tantissima forza, vengono da un inverno e da una frega dove le hanno indebolite le trote, non è che hanno un'energia come in estate. Però è bella, bellissima. Bellissima. Dai, vieni su. Non voglio forzarla. A parte che l'ho ferrata subito e ho anche paura che mi scappi, infatti è agganciata appena appena, boia! È appena appena nel becco.
bellissimo, è un ibrido, bellissimo ibrido, ibrido di marmorata, cavolo, spettacolo. È una marmorata pura questa, fischia, è una marmorata pura, purissima, bellissima. Infatti l'avevo lanciata appena appena, guardi, proprio nel becco, perché non le lascio mai mangiare le trote, appunto per non fare ingoiare l'amo. Spettacolo, spettacolo di marmorata, spettacolo di marmorata, incredibile, niente, spettacolo veramente, incredibile. La pesca a volte sorprende, un giorno che non avrei proprio pensato, sì, magari la trotellina, le due trotelline, ma non pensavo proprio un trofeo del genere. Marmorata purissima, perché qui diciamo ci sono anche molti ibridi, invece questa non ha proprio nessun segno di ibridazione, veramente uno spettacolo grande. Ok, adesso che si è ossigenata la lasciamo libera, vai. Bene, la marmorata è andata nel suo habitat e probabilmente ci rivedremo più avanti quando la stagione sarà migliore, quando le trote renderanno sicuramente meglio di adesso, visto che questo fiume in qualsiasi caso marzo-aprile non rende mai come dovrebbe rendere. E ci vedremo quest'estate con magari tipi di pesca diversi, con la bolognese, con altre attrezzature. Grazie, ciao a tutti.